Dopo il grande successo riscosso al cinema, Due teste di sbarca a Tre Ponti di Fano, quando verrà proiettato il film? Due teste di verrà proiettato lunedì 8 luglio alle ore 21:30 e siamo il film di apertura di questa prestigiosa, come dire, rassegna cinematografica estiva dell'Arena BCC, quindi anche onorati di aprire questa rassegna. Il biglietto può essere acquistato sul posto? Sì, può essere acquistato sul posto, tra l'altro abbiamo una cosa carina, che praticamente chi arriva in 500 entrerà gratuitamente all'arena, e quindi tutti quelli che hanno una vecchia 500, non nuova, voglio precisare, una vecchia 500, potranno arrivare lì, entrare, parcheggiare la loro 500 e godersi il film gratuitamente. Con tanti protagonisti della nostra città. Sì, con tanti protagonisti della nostra città, Florindo Piccini, cioè Giorgio Falcioni, che sono i due, come dire, protagonisti del film, poi c'è Nicola Anselmi, c'è Stefano Montanari, cioè ce ne sono tantissimi, Francesco Mirisola, ce ne sono veramente tanti, Fabio Bernardini, la lista è infinita, quindi mi dovranno perdonare se non cito tutti, però sai, ci sono tutti. Harry Secchiaroli non si ferma mai, che cosa bolle in pentola? Bolle in pentola sempre qualcosa, e quindi abbiamo comunque un nuovo progetto che vedrà la luce, non sappiamo quando, ma noi speriamo sempre la soglia natalizia, no? il periodo natalizio o pasquale. Adesso vediamo un po' come andrà con la scrittura. Siamo al lavoro per quest'opera e quindi... In dialetto? Ma abbiamo iniziato a fare un mix, anche perché gli sbancati hanno anche interessi fuori, quindi stiamo cercando di aggiustare il tiro tra dialetto, che comunque è la base, la nostra cultura, però anche l'italiano, un mix. Poi con Due Teste di, le realtà del territorio ci hanno sostenuto e speriamo che continuino. Quindi vi invito tutti a venire a vedere Due Teste di lunedì 8 luglio alle ore 21:30. Vi aspetto.